Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera, buongiorno amiche e amici amadeusiani, amadeusiani all'ascolto, amadeusiani, amadeusiane, scandiamo bene le parole che si capiscano, mi raccomando, mettete like su 1, 2, 3 stream, mi raccomando, iscrivetevi ai nostri canali, Allora di Amadeus, Il Salotto della Morgue, Quelli che Roi, anche su YouTube, chiediamo di farlo anche alla nostra ospite che è una protagonista della stand-up comedy, Noemi Sanfilippo. Ciao Noemi, è vero che ti iscrivi al nostro canale? Beh, certo, ovviamente. Senti, io sono riuscito a vedere delle cose tue anche dal vivo, peraltro, e mi fai ridere perché non hai una comicità maschile. Cosa ne dici? Essendo donna, mi fa piacere sentir dire che non ho una comicità maschile. No, beh, no, è una cosa curiosa, non me l'aveva mai detto nessuno in realtà. Iniziamo bene allora. Esatto, sì, nel senso che ovviamente i temi che affronto, a parte che sono, insomma, parlo sempre di esperienze mie personali, e quindi quando di mie esperienze più delle volte hanno a che vedere con, insomma, la sfera femminile, e quindi sì, forse si è ancora troppo abituati a vedere più comici uomini che donne, quindi forse anche questo un po'. Perché se ti dicessero il tuo modello è Gigi Proietti, vabbè, ok, io... ci sto, ecco, però... E ho sentito dire a persone, assomiglia a questo comico, non faccio il nome, e lì sono politically correct io, e mi sembrava così. Ma tu sei politically correct? Come ti dicevo prima, forse quanto basta, nel senso che ci sono alcuni temi, allora intanto il tema del politicamente corretto è un temone, nel senso che potremmo stare le ore a parlare di cosa è politicamente corretto, cosa no, eccetera. Ci sono alcuni argomenti, alcune parole che io non utilizzo perché urtano anche la mia sensibilità e non vorrei, magari perché sono più attenta ad alcuni temi, ad esempio i diritti civili, eccetera, non utilizzo determinate parole, però sono convinta che si possa ridere di tutto, trovando il modo, insomma, corretto e intelligente di dirlo, si può ridere di tutto. Sì. Quindi... Il turpiloquio, con dovute eccezioni, è semplicemente maleducazione, spesso, non è politica ancorretta. Io parlo appunto di, cioè quando dico politicamente corretta, nel senso appunto di, sto attenta alle parole che uso, però... Ovviamente facendo stand-up comedy, che è un tipo particolare di comicità, io utilizzo tanto le parolacce. Sì. Quindi quello sì. Ok. Senti, come si sta a fare l'insegnante la comica? Perché io provo a fare il comico in classe, ma quando devo mettere tre non ci riesco mica. Allora, io faccio l'insegnante di sostegno, che già mi mette in una posizione diversa rispetto ai colleghi di materia, no? Perché tendenzialmente i ragazzi con noi magari si confidano di più, anche perché passiamo semplicemente più ore con loro. Però in realtà questa cosa mi fa ridere perché io tendenzialmente lo svelo a fine anno, che sono anche una comica. Lo svelo a fine anno sia ai colleghi che agli alunni. E tutti ci rimangono un po' così perché io in realtà a scuola sono molto seria, cioè prendo seriamente il mio ruolo e quindi tutti si aspettano, non se lo aspettano da me che io faccia la comica. Poi in realtà io scherzo anche molto, però non lo so,
forse per come sto a scuola, non so, non se lo Sì, aspettano. si possono separare le cose tranquillamente. Sì, beh, certamente appunto io parlando, cioè facendo stand-up, quindi appunto utilizzando anche tante parolacce e un modo, insomma, molto diretto, sicuramente non è come mi pongo a scuola, ecco. Però in realtà io cerco di essere anche sempre molto spontanea e diretta anche con gli studenti, insomma, credo sia anche giusto così. Senti, ti piace quindi raccontare, narrare di te stessa e del mondo che ti circonda? Sì, assolutamente. È per questo che ho deciso di cominciare a fare la comica, perché mi piace raccontare il mio punto di vista, mi piace raccontare le mie esperienze, mi piace raccontarle con il piglio comico, insomma. Mi piace ridicolizzare la mia vita, che di per sé è appunto ridicola e tragicomica insieme, quindi. Perché la definisci così? Sì. Tragicomica? È perché mi sono successe molte cose tragiche nella vita, però ho sempre, o perché la vita stessa in quei momenti comunque mi offriva qualcosa di comico, oppure io ho sempre cercato di rendere anche il tragico un po' comico. E quindi sì, mi piace dire questa cosa qui, che tento di sopravvivere a una vita tragicomica. Senti, parliamo di treni, no? Ne hai visto uno in sigla. Cosa ti ispirano i personaggi che incontri in treno? Intendo dire, le storie che racconti sono anche le loro oppure no? Allora, io appunto forse sono un po' troppo egoriferita nei miei monologhi, io parlo esclusivamente delle mie esperienze, dei miei punti di vista, di cose mie. Sicuramente sono poi esperienze in cui si possono rivedere anche gli altri, quindi insomma, poi uno, anzi, più ti racconti e più scopri che in realtà non sei così speciale come credi, nel senso che poi le esperienze personali in realtà sono anche più comuni di quello che si crede. E i personaggi che incontro in treno, anche questa è una bella domanda, perché io ho la calamita per i tipi strani. E quindi ho avuto varie avventure più o meno spiacevoli in treno. Spiacevoli. Anche, sì. Beh, insomma, da donne è anche più facile forse avere avventure spiacevoli in luoghi loschi come i treni. E a me ne è capitata qualcuna. Però, appunto, poi il treno è un mondo a parte, quindi c'è di tutto e vedi i ragazzini che appunto magari escono da scuola o stanno andando a scuola, si raccontano le loro storie o ripetono la lezione che devono, insomma, per l'interrogazione. Poi vedi il matto che parla da solo e si sta facendo un discorso tutto suo, il tipo incazzato, insomma, c'è di tutto sui treni. Io personalmente non amo molto prendere i treni. Quest'anno ho dovuto viaggiare molto, sia per andare a lavoro che per venire giù a Genova perché ho frequentato un corso all'università per prendere la specializzazione, quindi ero sempre in treno e io lo definisco Trenitalia il mio inferno personale. È proprio se qualcuno deve farmi un dispetto, deve farmi prendere un treno, ecco. Senti, come si esplicitano parola vabbè, come si esplicitano il tuo lato comico e il tuo lato drammatico? Avrai anche un lato drammatico oltre che tragico. Certo, sì. Allora, non ho mai pensato a questa cosa, però in realtà dietro ogni mio, appunto, anche, insomma, dietro ogni mio monologo, sì, praticamente dietro a tutti i miei monologhi c'è anche un lato drammatico, appunto, tragico. Tendenzialmente io parto da, appunto, magari un'esperienza anche traumatica.
e poi la rielaboro appunto aggiungendo elementi comici o cose che appunto per me in quella situazione possono risultare comiche anche per gli altri, no? Anche per portare dei temi di cui magari si parla un po' meno o si ha paura di parlare e renderli più leggeri. Tu per esempio parli spesso della vulvodinia, se si pronuncia così, poi ne parliamo. Sì. Ed è un argomento importante, sicuramente. Hai detto tu stessa sul palco che hai avuto un tumore, quindi voglio dire, anche questo rientra nel lato drammatico, che poi si risolve, vabbè, tutto bene, ok? Però sei qui, ok? E senti, chi è artisticamente Noemi San Filippo? Allora, artisticamente sono una comica in erba e sto ancora, forse sono vicina ad aver trovato la mia voce, non lo so, e credo che forse appunto il mio punto sia un po' questo, che parto sempre da storie mie molto personali, da cose che appunto magari mi hanno causato anche tanto dolore e però a me piace rendere in maniera leggera. Forse artisticamente sono questo, sono sì, forse questa è la mia cifra finora. Senti Noemi, scendiamo un attimo a fondo, di che cosa parlano in generale le donne della stand-up? E cosa ti lega a loro e cosa ti differenzia? Allora, mi lega a loro il genere, nel senso che siamo donne. Sì. Poi in realtà di cosa parlano le donne nella stand-up è un po'... Non so, parliamo un po' di tutto, come dire, di cosa parlano gli uomini. Alcuni argomenti sono in realtà... sono simili. Ci viene detto che parliamo, ad esempio, una critica che viene mossa spesso alle donne della stand-up è parlate sempre di sesso oppure di, che ne so, di sex toys, queste cose qui. Come se in realtà gli uomini non parlassero di sesso. In realtà parliamo di sex toys, parliamo, esatto, sì, sicuramente. In realtà parliamo tutti delle stesse cose perché siamo tutti umani, abbiamo tutti le stesse esperienze. Sì. E quindi in realtà appunto ci sono, secondo me ci si differenzia più per l'approccio magari che uno ha nei confronti. Quello sicuramente, ma vedi il perbenismo italiano che ha regnato per anni e anni, voleva che le donne fossero pure, invece le donne parlano di sesso esattamente, parlano di uomini parlano di esperienze con le altre donne esattamente come noi, no? Sì, giustamente, cioè nel senso come ci sono, c'è tutta una tradizione, no, di comici uomini che si lamentano della moglie, della suocera, della compagna, allo stesso modo ci sono le donne che si lamentano degli uomini, ma tutto nella norma, nel senso è chiaro che sia così. Senti, torniamo un attimo indietro a quello che avevamo detto del tuo atto drammatico. Tu hai avuto il cancro, e però dici, quando sei in monologo, dici ci sono dei lati positivi. Sì. Ecco, raccontaci un attimo i lati positivi. Allora, quello che dico nel monologo innanzitutto è che il primo lato positivo è che ho delle tette nuove di pacca e sono più grandi di quelle che avevo prima, quindi questo è il primo lato positivo, no? E poi per esempio in realtà, perché quello è un monologo che è stato pubblicato anche dal canale social di Comedy Central. Sì, perché... sì, l'ho visto lì sopra per la prima volta, poi... Esatto, e quindi perché avevo partecipato l'anno scorso a uno degli open mic e una donna in realtà l'ha presa male, quindi ho ricevuto anche dei commenti negativi rispetto a questa cosa, no? Uh-huh. Che uno dice, io parlo di me stessa, sarà difficile trovare qualcuno che ha da ridire sulla mia esperienza, e invece sì, perché effettivamente è facile urtare
ognuno elabora questo tipo di esperienza a modo suo, e quindi quello che io trovo positivo, e ovviamente cioè è chiaro che tutto che dietro a questo lato positivo ci sia un enorme carico negativo e drammatico, no? Però questo è il mio modo di elaborare le cose, di rielaborare le cose, per renderle comiche. Quindi sì, il primo lato positivo è questo. Poi l'altro lato positivo che dico di aver incontrato in questa mia esperienza è che ho vissuto questo momento durante la pandemia. Sì. E questo mi ha dato una grossa mano, perché sì, da una parte avevo il doppio della paura di morire, però dall'altra mi ha aiutato a gestire meglio la FOMO, no? Quella che gli americani dicono, la paura di perdersi le cose. E nessuno stava facendo niente in quel tempo, e quindi è stato ottimo per me, perché ho detto ok, va bene, ho perso 4 mesi, ma il resto dei mesi anche gli altri lo stanno perdendo, quindi va bene, siamo tutti sulla stessa barca, più o meno. Senti, tu sei ipocondriaca? Sì, anzi, adesso un po' meno. Paradossalmente, dopo che mi sono ammalata, sono migliorata, cioè l'ipocondria è migliorata. Forse perché appunto ho avuto ragione, e quindi vabbè, vedi, ne sono arrivata a una. Però sì, ero ipocondriaca. Non a un livello invalidante totalmente, però ero ipocondriaca, sì. Senti, io non lo so, cos'è Bumble? Ecco, Bumble, non l'ho mica capito bene ancora nemmeno io, in realtà, perché è un'applicazione. È un'applicazione simile. Tipo Tinder. Esatto, simile a Tinder. Però non sono iscritto su Tinder, non ci sono. Nemmeno io sono iscritta a Tinder, perché è l'ultima, voglio Pronto. Che rimanga l'ultima spiaggia, no? Quando poi sarò estremamente disperata arriverò su Tinder. E no, Bumble è questa applicazione che teoricamente è più vantaggiosa per noi donne rispetto a Tinder, perché ti permette di cominciare per prima la conversazione, no? Così da non, insomma, se non vuoi parlare con gente che ti sembra un po' strana, non ci parli. Io in realtà però Bumble lo uso, nel mio monologo in cui parlo di Bumble dico anche che sono bisessuale, e quindi in realtà io Bumble lo sto usando solo per cercare ragazze, perché appunto abito in un paesino di provincia e non è molto conosco, facile. Conosco il tuo paesino. Ecco, e non è molto facile, insomma, la comunità queer LGBTQ non è proprio florida, e allora ho scaricato così anche un po' per gioco questa applicazione. Sono inattiva, assolutamente inattiva, non ho conosciuto nessuno, e quindi appunto in un monologo racconto anche di questa mia nuova esperienza. Sei una delle persone più precise d'Italia sulla vulvodinia. Più precise. Questo mi piace molto, perché io dico sempre, cioè, anche so che avete intervistato anche Paul Genovese, sì. E un nostro inside joke è che io dico sempre che sono una persona a modino, a me piace essere precisa, quindi mi fa piacere venire scritta così. Sì, sono precisa sulla vulvodinia, mio malgrado anche lì, perché anche questa è una malattia di cui ho esperienza. Senti, sì, continua. No, niente, no, dicevo, è una malattia di cui appunto si parla poco, insomma, anche perché appunto si lascia parlare poco le donne di sesso, e si tende ad ascoltarle poco quando le donne hanno problemi legati al sesso. Quindi Sono d'accordo. Senti, il palcoscenico per te è un sacrificio o è solamente divertimento? È assolutamente divertimento. Non lo vivo come un sacrificio, anche se bisogna fare dei sacrifici per inseguire un po' questa strada. E prima del divertimento, però, cioè prima di salire sul palco, io ho anche sempre un po' di ansia da prestazione, quindi
c'è sempre quella, l'ansia che però è ansia buona, è ansia che fa bene, e, che forse ti dà la misura di quanto ci tieni a fare una cosa. Però sì, è divertimento. Senti, domanda strana che di solito non si fa alle attrici o si fa, ma ti piace leggere? Sì, mi piace leggere. Lo faccio un po' troppo poco ultimamente, vorrei avere più tempo, però sì, mi piace leggere. E legge anche poesie o solamente prosa? Ultimamente non ho più letto poesie, però c'è stato un tempo in cui ne leggevo molte nell'adolescenza, perché le scrivevo anche, Ma scrivevo tutti poesie. scrivono nell'adolescenza poesie. Sì. Adesso, ultimamente ne ho scritta qualcuna anche di recente, è una cosa che ho un po' ripreso a fare, però sì, scrivevo poesie nel giornalino scolastico anche, e puoi capire la popolarità delle poesie nel giornalino scolastico, però. Senti, un'attrice comica, una comica. Sì. È per forza di cosa anche rivoluzionaria o non è obbligatorio? Allora, intanto io personalmente non mi definisco un'attrice, nel senso che io Infatti, non tu hai una ho. comica, infatti, sono Esatto, sì, corretto. perché, ma più che altro perché non ho mai fatto teatro, non ho quel tipo di formazione, e poi perché appunto sul palco io porto me stessa, quindi non ho bisogno. E non lo so se bisogna essere necessariamente rivoluzionari, però secondo me. Nel momento in cui si decide di portare un pezzo di sé sul palco e di raccontare anche cose intime della propria vita a tante persone, un po' si è rivoluzionari, forse, no? Secondo me sì. Sicuramente si è liberi. Esatto. E magari ci sono cose, ad esempio, della vulvodinia, io non ho parlato per tanto tempo così apertamente. E poi ho cominciato a farlo sul palco e adesso ne parlo molto più apertamente. Quindi a volte è tutto si fa il percorso inverso. Senti, un paio di ultime domande. Quali sono i tuoi progetti per dire viaggiare per diletto, per esempio? Beh, viaggiare è una delle mie passioni più grandi nella vita in generale, quindi spero di poterlo fare a breve. Quest'anno non me lo posso permettere, purtroppo. Però l'anno scorso ho fatto un'esperienza che vale tutta la vita e quindi Dove sei stata? sono stata a New York e in New Jersey un mese, perché ho la fortuna di avere una zia, una prozia che vive in New Jersey. E la fortuna di avere dei buoni amici che mi hanno regalato per il mio 30° compleanno un fondo per la stand-up e quindi l'anno scorso mi sono regalata l'esperienza di un corso di scrittura per stand-up e quindi ho passato questo mese a scrivere e fare open mic a New York. È stato veramente il sogno di una vita. Senti, un'ultima cosa, ci lasci i tuoi recapiti social. Sì, facilissimo perché mi chiamo Noemi San Filippo su Instagram e quindi è facile trovarmi. È vero. Non ho nomi d'arte, Confermo, sono confermo. così, Noemi San Filippo. Noemi San Filippo. Noemi San Filippo, noi ti ringraziamo infinitamente perché sei stata terribilmente carina. Grazie a voi per E aspettami appena ho chiuso la trasmissione, l'invito. Sì. ci salutiamo e che dire, alla prossima occasione. Grazie mille. Sigla. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.